Bentornati a tutti quanti, amici di Atlantide. Raised by Wolf, una nuova umanità. È una serie HBO creata da Aaron Guzikowski, con la possente figura di Ridley Scott tra i produttori, nonché regista dei primi due episodi. 10 episodi di circa 50 minuti l'uno per raccontare una storia di fantascienza mistica, che mescola sapientemente religione e futuro. La storia è presto raccontata. Madre e padre sono due androidi, fisicamente del tutto simili agli esseri umani, atterrati su un nuovo pianeta abitabile con degli embrioni umani al seguito. Il loro compito sarà farli crescere, accudirli ed educarli, e ovviamente dare il via a una società migliore. Sono stati programmati in modo compatibile. Padre, ovvero Abubakar Salim, rigoroso ma amorevole, che non disdegna mai lo scherzo per far divertire i figli. Mother, Amanda Collin, se non minacciata, è lo stereotipo classico della buona mamma, compresa anche quella parte feroce pronta a colpire chiunque si avvicini a minacciare i suoi cuccioli. Facile fin qui il paragone con Adamo ed Eva, a cui è stato dato il gravoso compito di rimettere in piedi una nuova civiltà. Presto veniamo a conoscenza dei motivi per cui i programmatori hanno scelto di fare quello che hanno fatto. Impariamo anche a conoscere gli aspetti più brutali di Mother, capace letteralmente di trasformarsi in un'arma di distruzione di massa, implacabile e sterminatrice. Raised by Wolf però si evolve presto. Da una parte abbiamo gli androidi e i bambini che crescono, dall'altra una comunità di esseri umani barricati dentro una specie di arca di Noè spaziale, che vivono nel culto di Sol, una divinità adorata, e a cui si rivolgono per conoscere la strada da seguire. Questo gruppo di uomini però all'interno due loschi figuri, Travis Fimmer e Nir Halgan, che sono per meglio dire degli intrusi, ma non vi svelerò di più sulla trama. L'antico scontro, incontro tra scienza e religione la fa da padrone. Il conflitto tra le due mentalità però non concede mai allo spettatore preponderanze partigiane, cioè non si parteggia per l'una o per l'altra fazione in pratica. E questo lo si percepisce spesso. Secondo me il messaggio però mira a far capire che il confine tra le due mentalità sono spesso labili e fluidi. Il messaggio dei programmatori, dei due androidi in origine, era chiaro: credere solo alle basi scientifiche. Questo porterà, per fortuna o purtroppo, madre, dopo alcune vicissitudini traumatiche, ad avere una sorta di fede, di amore verso il programmatore. Lo trovo uno spunto geniale. Il cuore della serie, insomma, è tutto qui: fede e religione in costante equilibrio, o per meglio dire disequilibrio. Raised by Wolf non è solo questo però, c'è anche azione, splatter e tensione emotiva. Forse sarebbe stato opportuno saltare alcune lungaggini. Fatto sta che Raised by Wolf rimane un prodotto fortemente autoriale e davvero davvero strutturato. La serie, c'è da dire, che è molto affascinante e merito dei protagonisti principali. Madre, ovviamente, su tutti. Merito anche agli effetti visivi articolati e della scrittura mirata dei dialoghi improntati su etica, morale e genitorialità. E su una tensione emotiva che non barcolla mai. Raised by Wolf, insomma, è cruda, pessimista e filosofica. E sicuramente non spicca per ritmo,
e per alcuni versi non è una pecca. Certo, il finale. Un prodotto sicuramente impegnativo ma appagante. Il personaggio di Madre, però, con i suoi sbalzi d'umore, merita da solo la visione. Ed è anche per questo che c'era bisogno di tornare a della buona vecchia fantascienza. Certo, il finale. Si scherza, ovviamente. E anche per oggi ho concluso qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e ricordatevi che vi voglio bene.